Signore e signori, buon pomeriggio dallo stadio Guido d'Ippolito di Lamezia Terme. Siamo in Calabria e le formazioni di Lamezia Terme e Cavese stanno per affrontarsi in quella che probabilmente sarà la partita più attesa della Serie D. Si sono disposti intorno al cerchio del centrocampo i giocatori di ambedue le squadre per un minuto di raccoglimento e ci fermiamo anche noi. Sarà la Cavese a dare il calcio di avvio. Siamo tutti con la formazione metelliana che batterà il primo calcio al pallone. Ancora no, perché l'arbitro l'estate scorsa fu fatta una presentazione in grande stile con Elisabetta Gregoraci, celebre showgirl originaria del Soverato. Si comincia con la Cavese che ha dato il calcio di avvio. Domenico, San Domenico alle prese con Gabrieli, dà una palla al centro per Tipaldi che la mette da quest'altra parte. Herrera all'indietro, arriva con un attimo di ritardo il giocatore Salandria, poi attenzione al rilancio non preciso da parte del nostro giocatore. Non interrompe la partita l'arbitro, c'era stato un intervento su Bezzon, quindi si gioca. Kosovan in profondità, era una buona idea per Allegretti. Tagata, c'è il cross da parte della Lamezia con Herrera. San Domenico, limite della nostra area, viene fermato dal recupero di Kosovan. Dopo il rilancio c'è poi Diaz, prova a far scorrere, tutto regolare. Diaz cerca lo spazio per un tiro sinistro, miracolo di Lai. Che occasione, applauso. Orlando, il risultato dell'altra partita, mentre ora c'è Gabrieli che da Kosovan a sinistro, oh, palla sul fondo di mezzo metro. Tra l'altro la Cavese giocherà con l'FC Messina, mentre ora c'è questa azione di Kosovan, il tiro, grande parata di Alessandro Lai che salva la propria porta. Ma attenzione, perché non c'è neanche calcio d'angolo. Bezzon, mezzala, scuola Cosenza, il passaggio per Herrera, attenzione il cross di Herrera, prova la conclusione, Abercon non riesce, quindi lo scatto è di San Domenico che va a controllare il pallone. Ancora San Domenico al centro, la parata di Anatrella. Che sono, diciamo, ha sbagliato intanto il Lamezia, c'è la possibilità di contrattaccare per la Cavese con Allegretti, guadagna spazio Allegretti, la palla è sul destro, Allegretti, area di rigore, la sponda, attenzione perché c'è l'intervento risolutivo da parte di Tipaldi. Sovan molto alto da parte di Tipaldi, poi il rinvio di Romizzi con lo scatto tentato da Diaz. Allegretti batte con il sinistro da 35 metri, palla fuori bersaglio. Qualche compagno invece era troppo staccato. San Domenico, un lancio di Diaz ora buono per Allegretti, vediamo se tira, lo fa, la respinta di piede di Lai al minuto numero 43. Attorno a questi attaccanti veramente pericolosi. Fine del primo tempo, Lamezia e Cavese vanno al riposo sullo 0-0. Si comincia calcio di avvio della ripresa battuto dal Lamezia. Da questo a Bezzon. Bezzon largo per il nuovo entrato che è Bernardi. Palla poi messa in mezzo, in qualche modo la difesa della Cavese se la cava, però c'è ancora Bernardi che va al tiro, palla sul fondo. Palleggiatore della squadra, talvolta intanto c'è una palla rubata bene da Romizzi, attenzione perché si potrebbe anche tirare, invece no, il passaggio è per Allegretti che da quella parte ha difficoltà a concludere. Cercherà il cross verso l'area piccola di rigore dove ci sono i saltatori. Parte il corner e c'è il salvataggio sulla linea di porta. E poi la Cavese se la cava. Cerca il cross Bernardi e non concede il corner la Cavese con Altobello. Dopo il rinvio c'è poi ancora Tringali. Tringali per Sirignano. Aspetta la Cavese, adesso il pallone per Bernardi, il destro di Bernardi fuori. Paldi, ancora il Lamezia in attacco, però attenzione, l'arbitro fa giocare perché c'è un intervento irregolare su un calciatore della Lamezia, il cross salta e Bollino prova a metterla in mezzo e probabilmente ci sarà un corner. Alla battuta del pallone Anatrella, i minuti sono 87, colpo di testa di Diaz, Conè anticipato, Diaz si impossessa della palla, Conè, area di rigore, Conè prova il tiro col sinistro e finisce nella zona di Tipaldi che protegge il rinvio da fondo campo, che lancia il pallone in avanti, la palla resta lì e poi si alza con il colpo di testa
Bernardi, la rovesciata con la palla che finisce sul fondo. Diventa più lontano che può. Arriva Sirignano. È in piedi Viscomi, ma non entra perché la palla è ancora in gioco. Adesso forse sì, può entrare. È finita, non c'è neanche il tempo di far entrare in campo Viscomi. È finita 0-0. Lamezia Terme e Cavese non riescono a superarsi.